Se ora hai capito bene la questione del lato destro e del lato sinistro, se ora conosci l'influenza che hanno su di te le immagini ed i comportamenti che vedi, se ora vuoi sapere qualcosa in più su argomenti di questo tipo, al direttore non gliene frega un... Oggi ti spiegherò il numero 3 e il suo utilizzo nella comunicazione. Ma so già tutto, dai, la Trinità, il numero perfetto, la massoneria! Ah, non ho dubbi che tu sappia, caro. Ma oggi ti rivelerò alcune cose che ancora non conosci. Non avrai mai a pentirtene, Ray. Che ancora non conosci. Oh! Ricorda di iscriverti al canale, perché di video sui condizionamenti ne arriveranno altri. Attiva la campanella, così non te ne perdi nemmeno uno. Te cagazzani te lo tutto. Il numero 3 ha un senso nella nostra cultura. Le scene dei film sono costruite in modo da darti 3 volte la stessa ripetizione. E te pareva la donna? A Moby Dick, ma perché te metti gli occhiali? Ho detto film, non ho detto... Uè, Christian, sappi che il povero Vittorio si rivolterà proprio nella tomba, eh? Alzate le braccia in alto e allungatevi più che potete! Ancora più in alto! Se vogliamo prendere Minnie, dobbiamo allungarci ancora un pochino! Abbiamo preso Minnie! Nei cartoni animati per i più piccoli, come ad esempio La casa di Topolino, la ripetizione è un po' didascalica. 3 volte quasi allo stesso identico modo. No! What do dogs say? No! What do cows say? No! Che dicen? What do horses say? Ma non commettere l'errore di pensare che questa tecnica non sia ripetuta anche nei prodotti audiovisivi per le persone adulte. Certo, non è così evidente, ma succede. Succede anche nei film per noi grandicelli. 1, 2, 3, fante, cavallo... Niente di male, intendiamoci. Dobbiamo pur distinguerci dagli animali in qualche maniera, no? L'ha presa del dito Muxi. Quale gobba? Il numero 3 non è un numero come tutti gli altri. Se il 2 è il primo numero che separa dall'unità ed è quindi simbolo di separazione, il 3 è il simbolo di una riconduzione nuovamente all'unità, quindi è il simbolo della riunione. Se al numero 2 è associata la linea ed infatti anch'essa è simbolo di separazione, al numero 3 è associato il triangolo. Il numero 2 corrisponde agli estremi: caldo, freddo, bianco, nero, polo, equatore. Il numero 3 introduce delle mediazioni: il tiepido, la zona temperata, i colori. In massoneria il 3 è il simbolo del compasso. Anche secondo i cinesi il numero 3 è un numero perfetto ed è considerato il simbolo dell'uomo, che è costituito da un'anima, da un corpo e da uno spirito. La Tripitaka... La cos'è? Non so esattamente come si pronuncia, ma rappresenta le 3 ceste delle culture buddiste. Secondo il libro dei riti, l'uomo, intermedio tra cielo e terra, corrisponde al numero 3. I 3 mondi degli amerindiani: un mondo superiore, dei, un mondo mediano, uomini, e un mondo inferiore, morti. Non serve certo che ti faccia notare l'importanza del 3 nella religione cristiana. Cristo risorge al terzo giorno, Pietro rinnega 3 volte Gesù la notte dell'arresto e Gesù muore a 33 anni. E con gli esempi potremmo andare avanti per millenni. Il rosario con cui pregano i musulmani contiene 3 volte 33 grani, separati da 3 grani. Io ho detto si parte al 3, non al 2. Nessuno parte mai al 2. Tu hai strillato 3. E poi chi di noi, contando per prepararsi a qualcosa, è mai partito al 2? Avremmo staccato un sacco di braccia di bambini e avremmo fatto un sacco di false partenze. Pronti, partenza, via! E ogni giorno della nostra vita abbiamo a che fare con il 3. La ripetizione per 3 volte di un gesto, di un comportamento e di una qualità al cinema e in teatro è un fatto studiato. Per fissare un'azione nella coscienza dello spettatore occorre ripeterla per 3 volte. Lo spettatore, tu,
devi percepire, per esempio, che l'uomo interrompe l'azione di mangiare per protendersi verso la moglie. Ma perché tu lo percepisca in maniera corretta, l'uomo dovrà interrompere l'azione del mangiare dopo il terzo boccone. Se si interromperà dopo il primo, non ti sarai nemmeno accorto che sta mangiando. Se si interromperà dopo il secondo, avrai capito che sta mangiando, ma non percepirai l'interruzione. Se lo farà dopo il terzo, sentirai effettivamente l'azione interrotta. Ma figurati te, se mi fanno vedere una cosa per tre volte, io non me ne accorgo. Mi piacciono quelli come te che sono pieni di certezze. Sì, sì, tu mi piaci. Come fareste voi a trasformare questo nel guerriero dragone? Quante volte il maestro Shifu risponde durante questa sequenza? Eh? Come? 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 Non lo so! A come quante volte risponde? Una volta risponde, non vedi? Con le parole una soltanto. Ma coi fatti? Risponde la prima volta squadrandolo dall'alto in basso e aprendo la bocca, la seconda volta muovendo l'orecchio e soltanto la terza volta utilizza la voce. Ma di fatto risponde tre volte. Non lo so! E non dirmi che Kung Fu Panda è un film per bambini, perché sono certo che tu, come me, lo hai guardato con immenso piacere. Tre inquadrature, non identiche, le prime due con tre foto diverse e l'ultima con un'unica foto che ritrae tutti e tre i personaggi. Ma perché ci vengono mostrate queste tre foto prima di mostrarci la scena della cena? Per staccare la situazione odierna della famiglia, infelice, da quello che era il passato. Per mostrare che questa, un tempo, è stata una famiglia felice. Ma per farlo non basta una inquadratura. Ne servono tre. Altrimenti non avrai la percezione che un tempo erano felici. Non te ne accorgerai nemmeno. Vogliamo provare a rivederlo con una sola immagine? Ecco qua. Ti faccio inoltre notare che nell'ultima inquadratura, quella con la famiglia al completo, la luce arriva da destra, mentre a sinistra c'è il buio. E che a cena lei è seduta a sinistra. Per lo spettatore. Se tutto questo non ti dice nulla, ti invito ad andarti a vedere il video su destra e sinistra. Lo puoi trovare qui. Ci sarebbe un'altra cosa da spiegare sulla scena della cena, quella in cui i coniugi sono di profilo e la figlia è frontale, ma la lasciamo per un prossimo video. Io sono Frau Blücher. Cosa parla Frau Blücher? Dopo di lei, Frau Blücher. Vedrai certamente questa scena. Anche qui la signora svolge il suo gioco scenico con i cavalli per tre volte. E durante il film, ogni volta che viene pronunciato il nome della signora, i cavalli nitriranno. Il dottore gradisce un brandy prima di ritirarsi? No. Una buona camomilla? Può darsi? No. Rosata con latte? Niente! Anche prima di augurare la buonanotte c'è un gioco scenico particolare. Blücher! La signora propone tre bevande, brandy, camomilla e orzata. Solo dopo augura buonanotte. On a count of three, 3, 2, 1. This doesn't feel right. Oh, my back. E qui Scott viene spinto attraverso il tempo, o meglio, il tempo viene spinto attraverso Scott per via del EPR Paradox, come direbbe Tony Stark. The EPR Paradox. Ma al di là del paradosso, prima di riportarci Scott Lang in piena forma, bello come il sole e pronto a combattere contro il titano Thanos, gli fanno percorrere non una, non due, ma tre diverse età. Tieni conto che questo tipo di comunicazione è una comunicazione molto più potente delle parole che vengono utilizzate durante un film, perché è universale. Cioè vale per gli americani, per gli italiani, per i russi, per gli arabi, per i cinesi, per tutti quanti. It's the EPR paradox. Prima di darti una chicca finale ti invito all'azione, ma per tre volte, non una di meno. Commenta il video, dona un like, iscriviti al canale. La chicca è questa: se ti capita di fare una figura barbina tipo quelle che faccio sempre io... Ah, ma è tuo padre! No, non sono suo padre, sono suo fratello! Scusati semplicemente, non dare giustificazioni e non tornare più sull'argomento, altrimenti non fai altro che rafforzare la tua gaffa nella memoria delle persone presenti. Mi raccomando, la discussione nei commenti.
è aperta. E ti lascio con qualcosa che ha suggerito un iscritto al canale. 3 volte i piedi in Jojo Rabbit. Life is a gift. C'è un motivo se dei film sono geniali e alcuni sono delle cagate. Capito, Christian De Sica?